Sposami. Dal 16 al 24 gennaio alle Ciminiere di Catania, Sposami, il più grande salone nazionale del matrimonio. 200 stand, eventi, premi e spettacolari sfilate per lo sposo e la sposa. Sposami, dal 16 al 24 gennaio, dal lunedì al venerdì 16-21, sabato e domenica 10-22. Sposami, alle Ciminiere di Catania. È un'organizzazione Expo. Sposamiexpo.it. Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Apriamo con la morsa di gelo che sta di fatto attanagliando tutta la Sicilia. Disagi nella provincia di Catania, in quella di Messina e nel Palermitano. Sentiamo il servizio di Sabrina Francalanza. Il maltempo arriva in Sicilia. Diverse le città dell'Interland di Catania che oggi si sono svegliate sotto la neve. Scuole chiuse a Nicolosi, Maletto e Bronte. Le difficoltà maggiori sono state causate dal gelo che ha reso scivoloso il manto stradale, rallentando la viabilità. Ad Enna, l'Università Core ha interrotto le sedute d'esame, ma la struttura resterà comunque aperta mentre le scuole sono chiuse. Disagi nel Messinese e nella provincia di Palermo, in particolare sul Nebro di Madonie, dove sono attivi spalaneve e spargisale. Difficoltà di transito anche sulla Ragusana. Stamani Lingua Gloss era coperta da oltre 40 cm di neve e si lavora per l'apertura delle piste da sci di Piano Provenzana, che sarebbe imminente. Intanto, ieri sull'Etna, diversi automobilisti sono rimasti bloccati sulle strade che conducono al rifugio Sapienza. Suggestive infine le immagini che giungono dalle Eolie con lo Stromboli imbiancato. Secondo gli esperti, le temperature torneranno a salire mercoledì. E torniamo a parlare dello sbarco di migranti di sabato scorso a Catania. Tre persone sono state fermate con l'accusa di essere gli scafisti. Inoltre, i migranti interrogati dagli investigatori hanno rivelato che cinque di loro sarebbero dispersi in mare. Per tutti i dettagli sentiamo il servizio di Francesca Glieri. Un compagno di viaggio annegato durante i soccorsi e altri cinque dispersi in mare. È il racconto doloroso, l'ennesimo, fatto dai 246 migranti sbarcati a Catania sabato mattina. Viaggiavano a bordo di due gommoni salvati nei giorni scorsi al largo della Libia. Gli investigatori, indagano la squadra mobile, la finanza e la guardia costiera, hanno raccolto le testimonianze dei migranti e hanno fermato tre giovani scafisti. Quello di sabato a Catania è il primo sbarco del 2016. La nave Dattilo ha trasportato i migranti e il corpo senza vita di un uomo annegato durante i soccorsi. Continuano le polemiche a Catania dopo il dossier della Commissione regionale antimafia sulle presunte parentele pericolose in seno al Consiglio Comunale Etneo. Abbiamo sentito le opinioni del consigliere del Partito Democratico Nicolò Rotarbartolo e di quella di Mario Messina, componente di Fratelli d'Italia e consigliere d'opposizione in seno al Civico Consesso. Le interviste sono di Grazia Sicali, sentiamo. In questo momento il Consiglio Comunale è totalmente delegittimato. Ciò significa che la democrazia è nella città, perché il Consiglio Comunale, che è il Senato della città, non fa altro che rappresenta, è l'organo rappresentativo di quella che è la città di Catania. In questo momento è profondamente delegittimato, avrà difficoltà a operare senza che tutti dietro ogni nostra azione possano interpretarla come figlia o vorrergli dare delle letture che sono diverse da quelle che poi magari la stessa politica vorrebbe dare. Ad oggi si parla di una lettera anonima, scritta quindi non si sa da chi, su alcuni fatti palesemente falsi e su alcuni probabilmente anche veri, però ritengo che ci siano gli organi competenti che debbano fare chiarezza. Certamente non può essere nel Consiglio Comunale né tantomeno una commissione antimafia, che comunque è fatta da politici. Su fatti di questo tipo, se fossero fatti concreti, fatti provati, noi saremmo i primi a chiedere non le dimissioni del sindaco ma lo scioglimento dell'intero Consiglio Comunale e della Giunta. Oggi riteniamo che la Giunta si debba dimettere e sciogliersi, perché sono assolutamente inadeguati ad amministrare questa città. Ancora una brutta pagina per quello che riguarda i monumenti della città di Catania. È stata sfregiata nei giorni scorsi la facciata della chiesa di San Nicolò. L'Arena ci dice tutto, Alessia Costanzo. È l'ennesimo atto di vandalismo. A Catania la chiesa di San Nicolò l'Arena è stata sfregiata. Lo scorso fine settimana è apparsa per ben quattro volte la scritta LCS Gang. I responsabili pare si siano ispirati al videogioco GTA. Questa volta però la bravata è costata la rovina della facciata di uno dei monumenti più antichi di Catania. Intanto le immagini corrono velocemente sul web e scatenano l'indignazione dei cittadini. Alcuni affermano che anche le auto siano state deturpate con la stessa scritta, per altri il problema è invece la mancanza di videosorveglianza.
In realtà alcuni graffiti di dubbio gusto erano già comparsi da tempo sui lati e sulla gradinata della chiesa. Il gesto, privo di significato, ha fatto però traboccare il vaso. Nasce il primo albergo etico in Sicilia, è la Casa di Toti, ci dice tutto Federica Di Chiara. Nasce dal sogno di una mamma la Casa di Toti, il progetto del primo albergo etico di Sicilia. L'obiettivo è costruire una comunità per ragazzi disabili, trasformando una dimora storica del Settecento nella campagna di Modica in una struttura residenziale. L'idea di Muni Sigona, mamma di Toti, un 17enne speciale che soffre di un disturbo psichico, è quella di creare un futuro per tutti i figli speciali che hanno bisogno di essere seguiti e protetti. Ribaltando il concetto di assistenza al disabile, che da fruitore del servizio diventerà gestore, la Casa di Toti consentirà a questi ragazzi di essere impegnati nella gestione della struttura, per offrire servizi utili ad accogliere turisti solidali. Il progetto dell'albergo etico si avvia adesso alla fase di finanziamento e grazie ad una campagna di crowdfunding attiva online, tutti possono contribuire alla realizzazione della Casa di Toti sulla casaditoti.org e laburiosa.it. E si avvicina il giorno della festa di Sant'Agata, Catania si prepara, ci prepariamo anche noi, sentiamo il servizio di Vittoria Marletta di newsicilia.it sul sacco dei devoti. Li vedi arrivare da tutte le parti della città, sono loro, i devoti. Gli stessi che nella notte fra il 3 e il 4 febbraio, intorno alle 5 del mattino, raggiungono Piazza Duomo per la messa dell'Aurora e dal momento in cui Sant'Agata esce dalla cattedrale la seguono per 3 giorni consecutivi. Non c'è stanchezza che tiene, non ci sono impegni, in quei giorni c'è solo lei, la Santa Patrona. Indossano tutti il caratteristico sacco costituito da 5 elementi, la tunica bianca, il berretto nero, il cordone, i guanti e il fazzoletto. Sulla sua origine sono state molteplici le ipotesi. C'è chi sostiene che esso ricordi la tunica bianca dei sacerdoti che portavano la dea Iside. Chi pensa sia la camicia da notte che i catanesi indossarono la notte del 17 agosto del 1126, quando le reliquie di Sant'Agata fecero ritorno in città dopo il lungo esilio. E poi c'è una terza cordata che ritiene sia solo il saio penitenziale, il cui colore bianco si lega bene all'ero del berretto, che rappresenta invece il capo cosparso di cenere in segno di sottomissione e umiltà. Mancano pochi giorni all'inizio della festa, ma già in città si respira un'aria frizzante. Bene, era questa l'ultima notizia, l'appuntamento con la nostra informazione ritorna domani, ovviamente continuate a seguirci sui nostri siti di riferimento, buon proseguimento. Brasile. Lui dimentica la moglie in autogrill e se ne accorge dopo 100 chilometri. 100 chilometri di silenzio. 100 chilometri di allegria. La felicità è durata solo 100 chilometri. Sposami. Dal 16 al 24 gennaio alle Ciminiere di Catania, Sposami, il più grande salone nazionale del matrimonio. 200 stand, eventi, premi e spettacolari sfilate per lo sposo e la sposa. Sposami, dal 16 al 24 gennaio, dal lunedì al venerdì 16-21, sabato e domenica 10-22. Sposami, alle Ciminiere di Catania. È un'organizzazione Expo, sposamiexpo.it.